Tenete molto a complicarvi la vita. Ci tenete molto a complicarvi. Sarà utile per il fumo. Calma, signor Cormac. Siamo amici. I Finnegan temevano che avreste commesso un azzardo. Sono il colonnello George Monroe. Colonnello? Vi avrei aiutato, ma sono arrivato tardi, direi. Grazie per aver spazzato via questi criminali. Disonoravano New York. E che vi importa? Voi giubbe rosse difendete i signori, ma il popolo qui fa fatica persino a sopravvivere. Non posso certo biasimarvi. Alcuni tra i miei compagni sono assai poco d'aiuto. Ma
Ma io non sono come loro. E sarebbe a dire? Mi importa. Voglio che i coloni siano felici e al sicuro. Belle parole. Vi convincerò con le mie azioni, signor Cormac. Ecco, riprendete quello che hanno rubato. Bene, useremo un po' di soldi per il bene della città. Non avete motivo di fidarvi di me, signor Cormac. E così siete un amico dei Finnegan? Sì, il loro povero figlio ha lavorato per me. Voi mi somigliate. E come? Aveva un cuore buono e voleva fare del bene alla gente. Lui e io avevamo un sogno. Volevamo rendere il mondo migliore. Sopravvivere non basta. Pancia piena, vestiti pesanti. La vera libertà è non dover soffrire per vivere. Sapete, sembra quasi che abbiate a cuore la gente che dovete governare. Io non governo, signor Cormac. Assisto e basta. Vedete questo edificio trascurato? Possiamo renderlo migliore. Il rinnovamento urbano è una nuova scienza che si è dimostrata efficace nel continente. So come trovare risorse e usarle per ristrutturare quell'edificio. Sotto la vostra guida New York prospererà, signor Cormac. Potete fare molto per la città e i suoi abitanti. Dopotutto a un uomo serve uno scopo. Arrivederci per ora. Il colonnello mi sembra un uomo retto, una persona degna di stima, e potrebbe avere ragione, dopo tutto quello che è successo, dopo quello che ho fatto. Non posso cambiare il passato, ma forse c'è un altro futuro per me, e forse per una volta posso fare la cosa giusta. Sarà meglio che torni dai Finnegan, mi informerò che sto bene. Shay, il colonnello Monroe ci ha informati. Tu sei un pazzo. Ma grazie. Signor Cormac, mi spiace disturbarvi mentre vi riprendete. No, io ne ho abbastanza di riposare. Allora potreste aiutare un mio amico a tirarsi fuori dai guai? Ha scoperto un covo di criminali che preparano strane armi. Guardate, proiettili che scoppiano come petardi. Ci lascereste soli un momento? Si chiama Christopher Gist. E si è cacciato nei guai. Temo che lo impiccheranno come un cane. Non lascerò che quei criminali lo uccidano. Bene. I cattivi sono nel vecchio Fort Arsenal. Ho affari urgenti ad Albany. Dite al signor Gist di raggiungermi là. Hai sentito, cara? Impiccheranno un uomo al vecchio forte. Oh, sarebbe un peccato.
Hai sentito, cara? Impiccheranno un uomo al vecchio forte. Oh, sarebbe un peccato. I see him! Sergista, lo Shay Cormac. Molto dietro. Ma che cosa ci fate qui? Posso domandare? Manda il colonnello. Blindside him! Have got a good line on him! Ben fatto, Shay. Cacciati via dal loro stesso covo. Beh, cercavo un posto in cui metter su casa. Aspettate a comprare i mobili. Forse ci sono altri uomini sulla loro nave. Laggiù, guardate, ecco il loro vascello. La Morrigan. Che cosa ci fa lì? È la mia nave, amico. Vi chiedo scusa, ma devo andare da quei delinquenti a riprendermi. Fermo! Non permetterò che andiate da solo. Aiutatemi allora. Mantenete alta la guardia, Shay. I criminali sono ovunque e molti di loro sembrano cittadini per bene. E stanno creando problemi alle persone che si sono prese cura di me. Deve essere brava gente. Sì, infatti. Forse li conoscete.
Barry e Cassie di Finnegan. Non li ho mai visti, ma conoscevo il figlio. Attenzione, i balordi potrebbero essere ovunque. Per attirarli potete fare rumore. Ah, ho qualcosa di meglio da usare. Bene, sembrate perfettamente in grado di occuparvi della questione. Io intanto cercherò una nuova ciurma per il vostro vascello, in caso dovesse andarvene in fretta. Got a good line on him. Thank you.
urla! So long, maggot. Gran bella nave! E a dire il vero, ho già trovato la ciurma. Mi rimane un solo posto libero, però. Ditemi, Shay, avete già un primo ufficiale? Beh, lui se n'è andato. Mi offro io per quel posto, capitano. Benvenuto a bordo. Come primo ufficiale, posso suggerirvi la prossima meta? Il colonnello aspetta che gli faccia rapporto. Lo penso anch'io. Il colonnello ci attende ad Albany. Splendido! Capitano al timone! Spieghiamo. Colonnello ci aspetta ad Albany. Chissà cosa ci chiederà di fare. Sano e salvo, vedo. Eh sì, grazie al capitano. Splendida nave, capitano Cormac. Grazie, colonnello. Signor Gist, avete scoperto altro sui cospiratori e sulle loro armi? Solo che la loro base operativa è un forte francese che si trova lungo il fiume. Un po' troppo vicini a noi, o sbaglio? Se costruiscono un forte nel nostro territorio, i francesi preparano un attacco. New York è in pericolo. Volete unirvi a noi, signor Cormac? Sì. Sono già morti fin troppi innocenti. Posso suggerirvi di potenziare il vascello? La Morrigan non è male, ma con delle provvigioni la renderemmo inarrestabile. E ho sentito che nelle vicinanze c'è un avamposto francese. Mi piace l'idea.
capitano al timone! Ma perché i francesi sono venuti fin qui? Vogliono solo occupare il territorio? È più un'incursione economica che geografica. Alcuni criminali vengono... finanziati dai nemici delle colonie e vogliono indebolire le autorità locali. L'avamposto è noto come... Ho sentito che rubano dai civili e vendono i beni di prima necessità a 10 volte tanto. Sono sempre le persone più deboli a rimetterci. Colonnello, voi Yeghisti sembrate ispirati. C'è per caso qualcosa nell'acqua? O nel whisky? Il capitano al timone! Perché mai dite così, signor Cormac? Ecco, io penso che Shay abbia qualche dubbio sulle intenzioni del nostro amico. Capitano alla barra! Capisco, ma non dovrebbe. Voglio soltanto che queste colonie di... in un posto sicuro e
dire. Strano. Credevo che i ricchi volessero solo trarne profitto. Non si tratta di ricchezza, signor Cormac. I soldi sono solo un mezzo per raggiungere uno scopo. Dipende. Sono un bello scopo se si gioca a carte. Fuoco! Fuoco! Via dal vento! Prendi tutte le vele! Il capitano è a tutto. Datemi velocità! Double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Je le vois, je peux tirer. Je le vois. Dans un couloir.
N'empestez rien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. Vélicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Capturez cet intrus! Hai appena aperto trois possibilités. Donc je me suis enrôlé pour... Laissez-moi tranquille. Attends là. Halte. Je vais te parler. Je suis innocent! Cette vie de pionnier est rude, mais je l'ai... Bene, Shay. Usiamo i materiali per aumentare la potenza di fuoco della Morrigan. Splendido! Il forte e le sue guardie terranno di fronte alla Morrigan. Capitano, al tempo, aprite le vele! La vostra nave è potente, signor Cormac. Quel forte non resisterà per molto. Io spero che durino un po'. La giornata sarà molto noiosa. Mai bramare lo scontro, signor Beast. Tanto le battaglie non ci mancheranno, di certo. E comunque, se troviamo il comandante, i francesi si arrenderanno, no? Esatto. Una strategia molto astuta, ma prima di tutto dovremo abbattere le loro... altrimenti resteranno barricate e non potremo avanzare. Mi sa che si è rotto un palo! Trace a prua! Giù un'ancora!
Aprite i freni! Trova il comandante del forte. Oh!
Chasseur. Shay, quanto tempo. Eri forse in missione speciale? Sì, per Achille. Molto interessante. Anch'io. Non costringermi a farlo, lo chasseur. Fare che? Assassinarmi? Credevo fosse la tua specialità. Potremmo andare. Ma poi direi. Non costringermi a farlo, chasseur. Fare che? Assassinarmi? Credevo fosse la tua specialità. Potremmo andarcene e basta. Certo. Ma poi direi ai tuoi fratelli che non sei morto. Mi dovrai uccidere, Shay. Sei sempre stato molto bravo, Shay. Anche tu. Dimmi, cosa facevi a terra? Armi speciali. Gas velenosi da usare sulle autorità coloniali. Ero qui per una consegna. Spero che tu possa trovare un po' di pace. Lo chasseur aveva ragione. Non avevo altra scelta. Gli assassini altrimenti mi darebbero la caccia. Mentre eri occupato ad abbattere il forte, devi sapere che io sono incappato nel tesoro. Ma non mi dire. Era davvero incredibile. In ogni caso, tra le tante cose ho trovato mappe e carte per varie rotte commerciali francesi. Cos'hai in mente, Ghist? Direi che potremmo usarle per aiutare la marina inglese e riempirci le tasche. Ho portato le mappe nella tua cabina, se vuoi dargli un'occhiata.